Grande inaugurazione di Parco Galvani a Pordenone. Finalmente questo luogo simbolo della città è stato restituito ai pordenonesi in seguito a un'importante riqualificazione. Niente più recinzioni per tornare ad accogliere bambini e famiglie. Un sistema di videosorveglianza che garantisca la sicurezza di tutti, panchine, nuovi giochi ed una pista ciclabile. Il parco che si è aperto alla città. L'intervento principe è stata la rimozione delle barriere, delle siepi, per cui niente più recinzioni, se non nella zona dei bambini, per proteggerli naturalmente. Il parco che entra nella città e la città che deve entrare nel parco. Sono stati rifatti i vialetti sono totalmente inclusivi per cui chiunque potrà frequentarlo, sono state messe le telecamere per garantire la sicurezza e è stato recuperato il percorso intorno al laghetto, per cui un recupero complessivo veramente importante. Invoglierà tante persone a venire a frequentarlo. Invito tutti a venire a vedere il parco, a viverlo anche di sera, per cui al contrario di quello che si dice sempre, vi prego, calpestate l'erba. Questo progetto si inserisce all'interno del piano generale del comune di riqualificazione di vari pezzi della città. Abbiamo vinto, ci siamo aggiudicati parecchi bandi che consentono di avere le risorse per sistemare davvero interi parti di Pordenone per renderla più bella e più attrattiva. In questo caso il Parco Galvani, che è un parco amatissimo dei pordenonesi, che è diventato inclusivo con percorsi nuovi, con le telecamere, con il laghetto sistemato. Il prossimo passaggio sarà quello di abbattere la schiera di abitazione ormai completamente disabitata di via Fratelli Bandiera per aggiungere un altro pezzo verde e incominciare a decostruire, quindi a non consumare suolo piuttosto che costruire. Un polmone verde che rende Pordenone ancora più bella e un contenitore culturale per gli eventi dell'estate a Pordenone. Il nuovo Parco Galvani è nuovo anche perché sarà pieno di eventi quest'estate, dall'8 luglio al 26 agosto, tanti eventi per bambini, per famiglie, per ragazzi, e teatro, aperitivi, musica. E l'invito a questo punto è ritornare a vivere il parco, che è un luogo del cuore, un luogo simbolo di Pordenone.